completate le operazioni di verifica, Antonio Battista è diventato sindaco di Campobasso con soli 2 voti in più rispetto al pentastellato Roberto Gravina. La proclamazione nella notte. Un evento di respiro internazionale, il Job Expo 2014, che consentirà ai giovani molisani di entrare in contatto con imprese italiane ed internazionali. Lavoro, formazione e orientamento, i pilastri dell'evento. Gravissime le condizioni dell'operaio caduto da un'impalcatura a Rocca Ravindola e ricoverato in rianimazione all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Indagano i carabinieri. Le due società sono ancora a caccia del nuovo patron per programmare al meglio la prossima stagione in Serie D. Tempi più lunghi a Termoli per l'attesa dell'esito del ballottaggio tra i candidati sindaci Sbrocca e Marone, previsto per l'8 giugno. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Molise TV, lo avete sentito dai titoli. Antonio Battista è il nuovo sindaco di Campobasso, in nottata la proclamazione dopo 35 ore dall'inizio dello scrutinio e al termine del completamento delle verifiche da parte della Commissione Elettorale Speciale. Sentiamo. Due sole schede consentono ad Antonio Battista di conquistare Palazzo San Giorgio e di evitare in extremis il duello finale con il candidato del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina, un ballottaggio dagli esiti imprevedibili. La scorsa notte, dopo 35 ore dall'inizio dello spoglio delle schede per le amministrative di Campobasso, ha concluso le operazioni di verifica delle ultime 612 schede la Commissione Elettorale Speciale presieduta dal giudice Margherita Caradoni Aldini, che si era insediata al primo piano del Palazzo della Città, dopo che la sezione 28 della Scuola Montini di Campobasso ha deciso di mollare tutto per cause di forza maggiore. La commissione ha iniziato le operazioni di controllo dalle 11.30 di ieri mattina per concluderle dopo 13 ore. Nella stanza, oltre agli scrutatori, anche i rappresentanti dei due contendenti, Andrea Battista per il PD e Federico Iafanti per i pentastellati. Sono state ore d'ansia per tutta la città, che ha vissuto una situazione surreale ed è finita la ribalta delle cronache nazionali per la lentezza delle operazioni di scrutinio, un caso unico in Italia. Ma sono state ore di batticuore anche e soprattutto per i due aspiranti primi cittadini, mentre gli eletti non hanno esitato a raggiungere ieri sera Palazzo San Giorgio per conoscere l'esito delle verifiche delle commissioni speciali. Intorno alle 23.30 è stato avvistato anche il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina, che poi è andato via. A mezzanotte e mezza il responso finale, comunicato alla stampa dal delegato del Partito Democratico Andrea Battista. Quel risultato è positivo, come già avevamo preannunciato e per altre dichiarazioni abbiamo superato il 50%. Comunque resteremo in attesa, aspettiamo l'ufficialità che la commissione ci darà durante la settimana. Con la proclamazione del sindaco, il centrosinistra ha potuto finalmente festeggiare l'elezione di Battista e la riconquista di Campobasso dopo 5 anni di governo di centrodestra. Il senatore Roberto Ruta ha deciso di congratularsi con il neo sindaco di Campobasso Antonio Battista. Avendo ottenuto oltre il 50% dei consensi dei cittadini di Campobasso che il 25 maggio si sono recati alle urne, ha detto il parlamentare del PD, voglio espressamente ringraziare gli altri 4 candidati sindaci per il tenore civile della campagna elettorale. La nostra città, ha aggiunto Ruta, ha bisogno nei prossimi 5 anni di un confronto aperto e partecipato, ma di grande unità per garantire insieme quel colpo d'ali che le nuove generazioni in particolare richiedono con forza. E ora sentiamo le prime impressioni a caldo del nuovo sindaco di Campobasso, Antonio Battista. Finalmente, anche se stanco, è il volto disteso Antonio Battista, da qualche ora nuovo sindaco di Campobasso. Si è superata la soglia del 50%, intanto i colleghi avversari che saluto e che stimo sono rimasti al 20%, insomma un risultato straordinario. C'è tanto da fare, metteremo la mente e il cuore oltre questi ostacoli e chiederò a tutti il massimo della collaborazione. Come ha vissuto queste ore di attesa? Un poco di stanchezza ovviamente, ma la fiducia non è venuta mai meno. Questo è il lavoro che ha fatto la Commissione e che voglio anche ringraziare. Sancisce definitivamente, certo si poteva chiudere prima, insomma questa storia che nei seggi non tutti sono adeguatamente preparati, insomma non è la prima volta,
dovremo fare qualcosa, insomma, troppe volte Campobasso assurge agli onori della cronaca elettorale per i ritardi con il quale si arriva al risultato finale. Insomma. Dopo la programmazione degli eletti si inizierà a pensare alla composizione della giunta, con quali criteri comporrà la sua squadra di governo? Ci prenderemo ancora qualche giorno, ma insomma in questi giorni comunque nel riposo provvederemo a lavorare così come si usava una volta, mentre uno si riposa lavora. E i criteri saranno una squadra adeguata, prenderemo gli spunti dai partiti, dalle liste, lavoreremo insieme a loro, insomma, porterò il valore aggiunto che è la mia onestà intellettuale, la mia preparazione, la mia formazione, ma ovviamente dovremo lavorare con i partiti. Dopo le emozioni della lunga maratona elettorale, i ringraziamenti di rito e festeggiamenti nella sede di Via Roma. Devo ringraziare la mia famiglia per la sopportazione di questa campagna elettorale, il sostegno, ma gli amici intimi, gli amici che mi sono stati vicini veramente sono tanti, gli faccio un abbraccio così. C'è invece chiaramente delusione e amarezza per il Movimento 5 Stelle, in particolare per Roberto Gravina, ad un soffio dal ballottaggio che avrebbe riservato il colpo di scena finale alle amministrative di Campobasso. Gravina terrà nelle prossime ore una conferenza stampa per annunciare cosa farà il Movimento 5 Stelle, ma dalle prime indiscrezioni sembra che sia orientato a chiedere il riconteggio delle schede per accertare eventuali anomalie. Nelle prossime ore, ha commentato sul popolare social network Facebook Gravina, mi riservo di fare alcune considerazioni. Campobasso ha un nuovo sindaco. Auguri ad Antonio Battista. Grazie a voi tutti che avete creduto in noi e un grazie particolare a coloro che hanno creduto in me. Continuiamo a parlare delle amministrative di Campobasso. Molti ex consiglieri comunali bocciati dagli elettori in questa tornata elettorale. Tanta amarezza e forse molti rimpianti. Sentiamo. In corso la verifica per l'attribuzione delle preferenze ai singoli candidati in corsa al Consiglio Comunale di Campobasso. La Commissione Speciale Elettorale sta ultimando le verifiche solo dopo l'ufficialità degli eletti. Intanto, chi pensava che la normativa sulla preferenza obbligatoria di genere potesse dare una possibilità in più alle donne di rappresentare in Consiglio Comunale i propri elettori, hanno ricevuto solo un 2 di picche. A Campobasso le donne che siederanno tra i banchi dell'assise comunale sono diminuite di numero. Grandi assenti tra le donne dello scorso mandato, ma tra gli assenti altri nomi di spicco della scorsa legislatura, tra questi Maurizio Tiberio, Giuseppe Cimino, Aldo De Benedittis, Donato Toma e Di Giorgio. Molti flop in questa tornata elettorale che passerà la storia come la più lunga diretta elettorale, con tanto di giallo sullo scrutinio della famosa sezione 28, prima volta nella storia, e Campobasso finisce sulle pagine nazionali. Intanto i grillini annunciano battaglie con tanto di risultati clamorosi. Molta l'amarezza e tanti rimpianti tra i bocciati di questa tornata. Gli elettori cambiano passo, l'affluenza alle urne è scesa come prevedibile, la gente stanca dei soliti ritornelli, tant'è che la loro scelta è stata l'astensionismo, aumentato di 10 punti. E ci spostiamo ora in provincia di Isernia. Antonio Incollingo e Giuseppina Ferri sono i due commissari prefettizi nominati dal prefetto di Isernia per guidare i due comuni commissariati, Chiauci e Sant'Angelo del Pesco. In quest'ultimo paese della provincia di Isernia non era stata presentata alcuna lista alle recenti elezioni amministrative. Invece a Chiauci l'unica lista in corsa non è riuscita a raggiungere il quorum necessario. Giovanni Tedeschi si riconferma sindaco di Fornelli, una grande vittoria la sua, abbiamo raccolto le sue impressioni, sentiamo. Con 963 voti ha nettamente sconfitto l'avversaria, l'avvocato Immacolata Petrarca, che di consensi ne ha ottenuti 509, e a Fornelli una vittoria elettorale con un divario di voti così ampio non si era mai verificata. I cittadini hanno così ridato fiducia a Giovanni Tedeschi, riconfermato sindaco per il secondo mandato. Il risultato è stato ampio, quindi c'è stato un voto di massa verso la mia lista, quindi verso di me, verso tutto il mio gruppo, quindi è stato premiato il lavoro fatto in questi 5 anni e soprattutto la progettualità anche per gli anni che saranno prossimi. È riuscito a mantenere tutte le promesse della precedente campagna elettorale? Gran parte del nostro programma elettorale è stato ampiamente fatto, è stato completato, però c'è ancora da fare, c'è qualcosa
di grosso in itinere che dovrà essere candidato nell'immediato, parlo del polo scolastico, della riqualificazione del centro storico e quindi ci daremo subito da fare per il futuro. Nuovo polo scolastico, i fondi arriveranno, sono stati stanziati, quanto occorre? I soldi già ci sono, e sta per essere bandita la gara, quindi speriamo a breve di poter iniziare con il cantiere. Altri progetti in cantiere? Ci sono altri progetti per quanto riguarda la valorizzazione turistica, la valorizzazione dei nostri beni monumentali architettonici, quindi ci daremo subito da fare e partiremo subito con i cantieri. In cantiere anche un progetto per valorizzare il borgo antico di Fornelli? Sì, Fornelli è da poco entrato nei borghi più belli d'Italia, quindi andremo avanti su questa strada, come ho detto, sulla valorizzazione dei nostri beni storici. E quindi andremo anche su questo filone che consentirà la crescita per il paese e nuovo sviluppo per quanto riguarda l'occupazione. Ci spostiamo ora a Termoli con la conferma del ballottaggio tra Angelo Sbrocca per il centro-sinistra e Michele Marone per il centro-destra. È scattata la corsa agli apparentamenti. Di Gian Domenico è pronto al dialogo, mentre Marinucci e Di Michele restano fermi sulle loro posizioni. Sentiamo. Assodato che a Termoli si andrà al ballottaggio tra le coalizioni più opulente e pregne di retaggi della politica tradizionale, ovvero quella del centrodestra con Michele Marone e quella del centrosinistra con Angelo Sbrocca, è scattata l'ora di capire come si comporteranno i candidati sindaci usciti sconfitti al primo turno. Quello che sembra avere le idee più chiare al momento e che continua con la sua linea ferrea è Nicolino Di Michele, dei 5 Stelle, che non sembra intenzionato a scegliere la via del compromesso e dell'alleanza con nessuno, piuttosto è propenso a dare battaglia facendo una dura opposizione alla maggioranza, qualunque essa sia. Intanto i 5 Stelle hanno comunque da festeggiare il loro storico ingresso nel Consiglio Comunale Termolese, certi che a Termoli c'è molto da lavorare perché la logica degli stoni e quella dei legami parentizi preme ancora il meccanismo clientelare della politica tradizionale. Del resto il dato delle europee è nettamente in controtendenza con quello delle amministrative per i 5 Stelle, dimostra proprio ciò. Anche Marinucci sembrerebbe intenzionato ad opporsi a qualsiasi logica di apparentamento, in primo luogo perché la sua campagna elettorale è stata proprio contro chi ha fatto della transumanità politica il proprio dogma, in secondo luogo perché al momento non ha ricevuto contatti ufficiali da nessuno. Infine c'è il remo di Gian Domenico, che ha analizzato il voto dei termolesi esprimendo qualche perplessità su come i cittadini abbiano deciso di premiare la politica tradizionale, segno evidente che per le amministrative conta molto di più l'uomo, il legame con il territorio rispetto alle europee, dove a Termoli è scattato il voto netto di protesta e rottura. L'onorevole è però quello tra i 3 candidati non andati al ballottaggio ad avere delle vedute nettamente più aperte e ha dichiarato di essere pronto ad eventuali dialoghi e apparentamenti, purché lo si faccia con la giusta logica, anche se per il momento da buon ex democristiano temporeggia se salire sulla barca di Marone o su quella di Sbrocca. Ma il politico remo di Gian Domenico non è certo pago di essere entrato in consiglio comunale, infatti ha già riunito tutti i 150 componenti della sua coalizione termolese, sia per fare un bilancio delle elezioni, ma soprattutto con l'intenzione di trasformare la sua coalizione termolese in un movimento pronto a lottare per Termoli. Infatti in settimana è previsto un incontro con il notaio per svolgere tutte le pratiche del caso affinché ciò avvenga. Lasciamo la pagina politica, al via il Job Expo 2014, da 2 giorni dedicata ai giovani e al mondo del lavoro. Numerose le aziende nazionali ed internazionali che hanno preso parte all'evento, una preziosa occasione per i giovani molisani. Il commento dell'assessore Petraroia, sentiamo. Lavoro, formazione e orientamento, i capisaldi del Job Expo Molise 2014, la fiera del lavoro dedicata ai giovani. Una manifestazione di respiro europeo della durata di 2 giorni, in programma sia a Campobasso sia a Termoli. Studenti, diplomati, laureati e disoccupati avranno modo di entrare in contatto diretto con aziende e operatori del settore, sia italiani sia internazionali. Soddisfazione nelle parole dell'assessore regionale al lavoro Michele Petraroia. È una bella esperienza che realizza una circostanza molto molto interessante, perché mette insieme una rete internazionale, anche delle opportunità di lavoro, una sorta di borsa di lavoro di carattere internazionale, dove ci sta l'accoglienza, ci si può iscrivere, si può entrare in contatto anche con imprese, con enti accreditati di formazione, con istituzioni, si può conoscere anche strumenti dedicati che sono propri per i ragazzi, anche buone pratiche che in altri territori, non soltanto territori nazionali ma anche territori europei, che vengono attivati in favore dei giovani.
Grande l'affluenza nella struttura dell'ex GIL, uno spazio interattivo e vivace. Molise ha grandi capacità, quindi non è inverosimile che si possa accedere all'Europa anche attraverso le aziende e tutti coloro che comunque fanno riferimento alla nostra istituzione regionale. L'evento di Job Expo Molise sicuramente è un evento di punta, quest'anno si è arricchito di maggiori aziende e di un numero di partecipanti che sfiora i 2000. Oggi abbiamo circa 3000 ragazzi in giro per la sede della nostra GIL a Campobasso e speriamo di averne altrettanti domani a Termoli. È un momento di confronto importante in cui i nostri ragazzi impareranno anche a crescere, a confrontarsi con delle realtà di lavoro che io mi auguro possano trasformarsi già in un'occasione concreta, ma se non altro saranno per loro esperienze viatico per incontri futuri. Apriamo ora la pagina dedicata alla cronaca. Si trova ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Campobasso per un grave trauma cranico l'operaio cinquantenne caduto ieri pomeriggio da un'impalcatura in una casa di Rocca Ravindola. Le sue condizioni sono infatti molto critiche. Vanno avanti invece le indagini da parte dei carabinieri. La procura infatti ha aperto un'inchiesta. Sentiamo. Le sue condizioni sono molto critiche. Giovanni Deli Carpini, originario di Gallo Matese, Caserta, continua a lottare tra la vita e la morte nel letto del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. La prognosi è riservata ed è ancora tutta da definire. I medici infatti non si sbilanciano, nessuno si azzarda a fare previsioni su un possibile miglioramento. Il suo stato di salute, ha dichiarato il primario della rianimazione, è davvero grave ed è peggiorato nella notte. Il quadro clinico dell'operaio 50 era già abbastanza compromesso quando nel pomeriggio di ieri è arrivato a Cardarelli per un grave trauma cranico a seguito di un incidente sul lavoro. Erano circa le 15:30 quando l'uomo è caduto da un'impalcatura allestita presso un'abitazione privata di Rocca Ravindola in località Santa Lucia per lavori di ristrutturazione. Immediati sono scattati i soccorsi, sul posto i volontari del 118 di Venafro che hanno subito trasportato l'operaio prima all'ospedale veneziale di Isernia per i primi accertamenti, successivamente per le gravissime condizioni al Cardarelli di Campobasso dove si trova tuttora ricoverato. Il cantiere dove il cinquantenne stava lavorando è stato sottoposto dai carabinieri di Montaquila a sequestro. Le indagini sono ancora in corso e la procura di Isernia ha aperto un'inchiesta. Il giudice per le indagini preliminari di Campobasso ha convalidato l'arresto di Antonio Laporta, il 55enne che domenica scorsa a Campo di Pietra ha ucciso il fratello Vincenzo di 63 anni con un colpo di pistola a calibro 9 illegalmente detenuta al termine di un diverbio sulla spartizione di un terreno. L'uomo è stato interrogato nel carcere di Via Cavour alla presenza del PM Fabio Papa e del suo avvocato Carmine Verde, che ha smentito di aver richiesto la perizia psichiatrica. Infatti la difesa punta a far cadere l'accusa di omicidio volontario e sostiene che Antonio sia stato aggredito dal fratello e dai nipoti mentre pende su di lui l'aggravante del legame parentale. Interrogatori di garanzia per gli indagati nell'ambito dell'operazione antidroga Black Drug condotta dalla squadra mobile di Isernia e da quella di Campobasso. Molti di loro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sentiamo. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alcuni degli uomini arrestati nell'ambito dell'operazione Black Drug, condotta dalla squadra mobile di Isernia unitamente a quella di Campobasso. A seguito dell'interrogatorio di garanzia, il giudice per le indagini preliminari Ruscito ha rimandato la decisione di 48 ore. Si tratta di una delle più importanti operazioni antidroga condotte dalle forze dell'ordine sul territorio molisano. 12 le persone arrestate, di cui 3 ai domiciliari. Indagini lunghe e complesse partite 2 anni fa con pedinamenti, appostamenti ed intercettazioni telefoniche che hanno portato alla scoperta di una vera e propria organizzazione. Una fitta rete di spacciatori che partiva dal Lazio e dalla Campania per giungere nella piazza molisana, in particolare a Isernia e Boiano, dove ogni settimana giungeva circa mezzo chilo di droga tra crack, eroina e cocaina. Per le proporzioni delle operazioni coinvolti anche i reparti di prevenzione crimini di Roma e Pescara e i nuclei cinofili di Napoli, Pescara e Nettuno. Intanto è stata effettuata presso l'ospedale veneziale di Isernia l'autopsia sul corpo di Alfonso Armenia, il cinquantenne che per eludere ai controlli si è lanciato da un balcone mentre gli agenti della polizia procedevano ad una perquisizione domiciliare nello stesso stabile in cui abitava. L'uomo è deceduto dopo 7 giorni trascorsi nel reparto di rianimazione.
La Corte di Cassazione ha prosciolto il Comune di Campomarino dall'accusa di aver procurato danni non solo morali ma anche materiali alla famiglia del giovane che nel 1997 è deceduto in seguito ad annegamento sul litorale adriatico. Il Comune in prima e seconda istanza fu condannato, ora invece l'ultimo grado di giudizio lo ha prosciolto da ogni accusa. Il Comune era stato condannato per non aver apposto sul litorale il cartello di pericolo. Secondo la narrazione dei fatti, il Comune avrebbe invece piantato il cartello che qualche teppista avrebbe rimosso successivamente. All'epoca dei fatti il giovane del Frusinate si trovava sulla spiaggia libera insieme ad un suo amico per trascorrere una giornata al mare. I due fanno il bagno ma non avevano messo in conto le forti correnti e così lo sfortunato ragazzo è finito in un mulinello e per lui non c'è stato scampo. I difensori del Comune di Campomarino hanno dimostrato l'assoluta estraneità dei fatti e dunque lo hanno esonerato da ogni risarcimento. Parliamo ora della ricostruzione, un sostegno alle famiglie senza reddito e rimaste senza casa dopo il terremoto del 2002. Questo è il contenuto dell'ordine del giorno approvato ieri dal Consiglio regionale. Sentiamo. Oltre alla sofferenza per il terremoto, centinaia di famiglie hanno dovuto sostenere anche un altro dramma, la perdita della casa e l'oneroso pagamento delle spese per l'affitto, un'altra tegola per chi è rimasto senza reddito. Perciò l'ordine del giorno approvato ieri in Consiglio regionale potrebbe restituire un po' di serenità a quei nuclei familiari. Adesso non siamo più in emergenza, quindi la norma diventa diversa, tant'è che prima si poteva intervenire direttamente anche con contributi e fondi regionali, in questo momento invece non è più possibile. L'assessorato alle politiche sociali ha già effettuato una prima ricognizione delle famiglie, sostenendo quelle più in difficoltà, ma l'iter non è ancora completato. Sollecitiamo le amministrazioni comunali nel darci le relative informazioni. Credo che qualcosa già stia arrivando e questo problema lo stiamo affrontando seriamente, così come deve essere obbligatoriamente affrontato anche il problema delle opere provvisionali, che ormai tanto provvisionali non sono dopo 12 anni. Bisogna eliminare anche quei ponteggi ammalorati, quel discorso che vanno rifatti, rivisti e dove è possibile eliminarli. Nel frattempo, dopo aver approvato il bilancio, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha preparato i nuovi accordi di programma quadro. Credo che a giorni si firmerà anche quello, è già a Roma, siamo in attesa delle ultime verifiche e ci sarà la firma dell'APQ relativo alle opere scolastiche, agli studi scolastici. Non è una cosa da poco, si parla di diversi milioni di euro, quindi veramente siamo soddisfatti di questo lavoro. È stato presentato all'Istituto Tecnico Boccardi di Termoli il progetto Prevenzione alle Dipendenze. Si tratta di un progetto mirato alla fascia della preadolescenza e adolescenza che ha come obiettivo quello di informare genitori e alunni sulle principali forme di dipendenza, droghe, alcol, internet e sui pericoli in cui possono imbattersi i ragazzi in questa fascia d'età. Ha introdotto l'incontro la responsabile del progetto, la dottoressa Gabriella Gianico. Tra gli ospiti intervenuti, grande attenzione e partecipazione hanno riscontrato gli interventi del dottor Felice Simone, medico psichiatra, e del comandante dei carabinieri di Termoli, Paolo Nichilo. E ora possiamo aprire la pagina sportiva. L'arbitro internazionale di calcio Marco Guida sarà ospite della sezione AIA di Campobasso a partire dalle 19 in contrada San Giovanni in Golfo. Il direttore di gara della sezione di Torre Annunziata parteciperà all'ultima riunione tecnica della stagione per i fischietti campobassani. E ora parliamo del calcio di Serie D. Olimpia, Agnonese e Termoli sono in procinto di nominare i nuovi presidenti per programmare il prossimo torneo. In particolare nella città adriatica si attende l'esito del ballottaggio tra i candidati sindaci Sbrocca e Marone. Sentiamo. Termoli e Olimpia Agnonese si preparano alla prossima stagione in Serie D da protagoniste, ma mancano ancora alcuni pezzi importanti per completare il mosaico, soprattutto quello societario. In riva all'Adriatico, smaltita la sconfitta in finale playoff a Matelica, è ancora tutto fermo in attesa dell'esito del ballottaggio, in programma il prossimo 8 giugno tra i candidati sindaci Sbrocca e Marone. Il nuovo primo cittadino dovrà cercare di compattare quanti sono interessati a rilevare la società e soprattutto a vagliare la bontà dei progetti. In ogni caso l'orientamento sembra essere quello di confermare l'allenatore Giacomo Marro e tutto il suo staff. Anche in casa Granata si attende il nome del nuovo presidente dopo le dimissioni di Carmine Masciotra, che ha guidato per 5 anni la società altomolisana. L'obiettivo è ancora una volta di raggiungere una salvezza tranquilla valorizzando i giovani del posto.
Per raggiungerlo si pensa a un presidente giovane e attaccato ai colori granata, che sarà affiancato da 31 soci consiglieri. Negli ultimi giorni qualche nome è circolato, come quello del capitano storico Antonio Orlando, ma nell'ambiente granata vige ancora la linea della prudenza e soprattutto quella della continuità all'insegna dei conti a posto sotto la guida del direttore sportivo Maurizio Sabelli. Domenica prossima, 31 maggio, al campo Don Sturzo di Campobasso si giocherà il Memorial Gianluca Fuso con inizio alle 16, un triangolare di calcio tra il Campobasso Calcio, gli ex compagni di squadra e gli amici di Gianluca. Il ragazzo circa un anno fa è scomparso a causa di un brutto male a soli 33 anni. E questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni meteo e vi auguro una buona giornata. Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food, vi aspetta nella zona industriale di Campobasso, adiacente al cinema Maestoso. Previsioni del tempo per giovedì 29 maggio. La perturbazione giunta ieri si muove verso Levante rinnovando tempo instabile nella prima parte della giornata con piogge sparse. Migliora in parte dalla serata seppur con nuovi fenomeni in arrivo la notte sul Molise. Venti moderati settentrionali in ulteriore rinforzo da nord-ovest. Mari tendenti a mossi. Temperature minime stabili, massime in lieve calo. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 10, massima 17 gradi. Isernia minima 12, massima 20 gradi. Termoli minima 17, massima 21 gradi. Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food, vi aspetta nella zona industriale di Campobasso, adiacente al cinema Maestoso.